Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi tiriamo le somme su The Homebrew Launcher e cerchiamo di capire quali sono i metodi per ogni versione e di che cosa abbiamo bisogno per installarli sul nostro 3DS. Prima di tutto andiamo ad elencare i metodi. Il primo metodo è Ninjax, che richiede una copia di Cubic Ninja. Poi c'è Ocarina of Time 3DX oppure OOT 3DX, che richiede una copia fisica di Ocarina of Time 3D e un Power Saves. Poi c'è Browserax, che richiede solo una connessione a internet. Tmax, che richiede un metodo per accedere all'Homebrew Launcher per essere installato. Quindi vuol dire che ha bisogno di uno tra Ninjax, Ocarina of Time 3DX, Browserax oppure Ironax. E Ironax, appunto, che richiede una copia di Ironfall non aggiornata. Vuol dire che se l'avete scaricata ultimamente non funziona più, ma serve una versione 1.0 o 1.1. Il prossimo step per capire se possiamo installare e come possiamo installare Homebrew Launcher sul nostro 3DS è verificare la nostra versione. Se non sapete come fare, guardate questo video qua che state vedendo in sovrimpressione, dove faccio vedere dove andare per vedere qual è la vostra versione. Una volta vista la propria versione, andiamo a vedere quali sono i metodi possibili per il vecchio 3DS, quindi si parla di 2DS, 3DS e 3DS XL. Se avete un firmware tra 9.0 e 9.8 potete utilizzare praticamente tutti i metodi che abbiamo elencato prima, quindi Ninjax, Ocarina of Time 3DX, Browserax, Ironax e Tmax. Se avete un firmware tra 9.9 e 10.1 non potete utilizzare Browserax perché è stato patchato da Nintendo per le versioni sopra la 9.9. Se invece avete un firmware tra 10.2 e 10.3, avete la necessità di utilizzare o Ninjax o Ocarina of Time 3DX oppure Ironax. Invece, per quanto riguarda il New 3DS, la situazione è un pochettino più semplice. Per i firmware tra 9.0 e 10.1 si può utilizzare praticamente qualsiasi metodo, tra cui Ninjax, Ocarina of Time 3DX, Browserax, Ironax e Tmax. Invece per i firmware tra 10.2 e 10.3 si può utilizzare Ninjax, Ocarina of Time 3DX oppure Ironax. Spero che questo video sia riuscito un attimino a chiarificare su quali sistemi si può installare Homebrew Launcher. Se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciateci un like o lasciateci un commento, fateci sapere cosa vorreste vedere nel nostro canale e ci vediamo al prossimo video!